Dissesto finanziario? Annullamento delle elezioni amministrative? Sono le domande più frequenti dopo la dettagliata relazione del commissario straordinario Riccardo Visigoti, che dopo 6 mesi di gestione straordinaria del Comune ha presentato il salatissimo conto a 3 giorni dalla presentazione del bilancio. Un bilancio che rischia di non essere ottemperato in virtù dei numerosi e onerosi debiti fuori bilancio e dei tanti creditori che sono in lista d'attesa e attendono di essere pagati. Nella sua relazione esposta davanti a una sala consiliare gremita in ogni ordine di posti, alla presenza dei candidati a sindaco, Riccardo Visigoti ha presentato un quadro finanziario sull'orlo del collasso con una situazione debitoria gravata dai tanti espropri che si sono perpetrati negli anni 90 e che hanno visto il comune di Scordia condannato al risarcimento nei confronti dei privati. Il commissario ha chiesto la collaborazione di tutti, prospettando anche l'ipotesi di accedere a un mutuo cosiddetto spalma debiti per poter ottemperare alle numerose richieste dei creditori che dovranno accettare ovviamente di essere pagati in tempi più lunghi e dilazionati, ma i tempi a disposizione per una transizione sembrano ridotti al lumicino alla scadenza del termine per la presentazione del bilancio. Quindi l'ipotesi di deliberazione di dissesto finanziario è più che mai attuale. Essa comporterebbe l'individuazione da parte della Corte dei Conti dei responsabili di eventuali azioni ed omissioni di cui gli amministratori siano stati riconosciuti responsabili negli ultimi 5 anni. Lo stesso commissario ha annunciato di avere inoltrato gli atti, oltre che alla Corte dei Conti, anche alla giustizia ordinaria. In questo clima potrebbero essere messe in discussione anche le prossime ed imminenti elezioni amministrative, che salterebbero in attesa che l'organo straordinario di liquidazione, disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, riequilibri stabilmente il bilancio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, dopo ovviamente aver liquidato i creditori. In ogni caso il futuro sindaco troverà solo pochi spiccioli in cassa ed una situazione finanziaria che potrà contare solo sull'acquisizione delle entrate del canone idrico, dell'ICI e della nettezza urbana, che il commissario straordinario ha provveduto ad aumentare e che per resto potranno essere riscosse da una ditta privata che ha già provveduto ad inviare ai contribuenti morosi l'invito a pagare, mentre si prospettano tempi duri per i tantissimi evasori fiscali che hanno contribuito all'attuale crack finanziario. Rimango a disposizione per ogni proposta, ma sappiate che il mio compito è quello di ottemperare alle disposizioni di legge, parole chiare del commissario straordinario, che nei prossimi giorni potrà chiarire meglio il futuro di una città, la cui florida economia è messa in ginocchio da un'impasse amministrativa che dura ormai da molti mesi.